La querela tra istituzioni e ferrovie dello Stato finisce in procura. Promotore dell'ultima iniziativa in difesa dei trasporti è il segretario territoriale dell'Adiconsum CISL di Taranto, Antonio Bosco. Il rappresentante dei consumatori ha presentato infatti un esposto alla Procura della Repubblica contro la decisione di Trenitalia di tagliare diversi collegamenti a lunga percorrenza, in particolare quelli notturni. Nella denuncia si evidenziano le scelte che hanno penalizzato fortemente la realtà ionica. L'Adiconsum segnala da un lato la riduzione drastica dei treni da e per il nord Italia e dall'altro l'aumento del prezzo dei biglietti. È davvero incomprensibile, sostiene il segretario dell'Adiconsum, la condotta di Trenitalia assunta in violazione del contratto di servizio pubblico che, come noto, è un atto stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proprio allo scopo di garantire il diritto alla mobilità tramite servizi di trasporto efficienti con riferimento ad esigenze sociali, ambientali e di assetto del territorio. Tra le richieste dei consumatori ci sono il ripristino del costo dei biglietti, il miglioramento dei parametri di efficienza delle vetture e il ripristino delle tratte principali verso le città del nord. Uno strumento ulteriore di pressione, insomma, quello dell'esposto di Adiconsum, che va ad aggiungersi alle iniziative di protesta messe in campo da province e regioni, come gli striscioni srotolati dai palazzi e le cartoline inviate al premier Monti. La palla passa ora alle istituzioni competenti.